Hola Vapers, benvenuti su Felix Vape Channel. Oggi perché siamo qui? Per presentare il nuovo Recurve Dual in collaborazione con Wotofu e Mike Vapes. Ragazzi, un atomizzatore che non ha bisogno di tante presentazioni, perché comunque, come al solito, i prodotti in collaborazione con Mike Vapes fanno molto rumore. Devo dire, a parte la sorpresa per l'uscita, ci tenevo tanto a recensirlo. Facciamo così, andiamo a vederlo, lo buildiamo insieme, lo cotoniamo e poi andiamo a vedere se veramente ne vale la pena acquistarlo. Andiamo ragazzi! Ci è arrivato lo spacchettamento del nostro Recurve Dual da 24 mm single coil e dual coil. Allora, andiamo a guardare la nostra confezione, quindi vedete una plastica protettiva che adesso proviamo a togliere. Eccoci qua. Il nostro Recurve in prima linea. Poi riferimenti dell'azienda Wotofu, wotofu.com e riferimenti social di Wotofu Official. Poi scratch and check, riferimento per quanto riguarda il colore, quindi black, e un seriale lato corto Recurve Dual. E nella parte del lato lungo abbiamo scritto quello che c'è all'interno della nostra confezione. Come potete vedere, Recurve Dual, manuale utente, cotone giapponese, coil, il trimming per rifilare le nostre coil e tutte quelle che sono le bustine con all'interno le parti di ricambio, il pin button feeder, gli o-ring e il drip tip sostitutivo. Nella parte posteriore nostre precauzioni, made in Cina, manifattura by Wotofu, wotofu.com. Qui abbiamo il logo di Mike Vape perché il prodotto è stato disegnato in collaborazione da Wotofu e Mike Vapes. Qui sotto tutti i dati riguardanti smaltimento, in più ovviamente abbiamo 18 più, poi abbiamo l'icona per quanto riguarda l'utilizzo in gravidanza, i marchi c'è. Allora, questo è il nostro Recurve. Adesso ovviamente l'avranno messo dentro con duro come pochi. Questo è il nostro Recurve. Vediamo all'interno quello che abbiamo già detto prima. Allora, nostro drip tip sostitutivo, poi il nostro utensile per fare i tagli alle nostre coil. Qui abbiamo varie misure, si vede questo 4 mm e poi andiamo ad aggiungere ulteriormente, sistema abbastanza comodo e intelligente, altri millimetri in base a quelle che sono le esigenze di taglio delle nostre coil. Io vi dico già che non seguirò le misure di Wotofu, ma è una mia questione. Neanche sulla prima serie avevo seguito le loro misure, infatti avevo azzeccato. In base ai gusti poi vi consiglierò il nostro cacciavite e la nostra brugolina. Come dicevamo prima, la nostra bustina col cotone. Le nostre coil sono 28x4 più 36 di NI 80 su punta da 3, coefficiente NOM 0,26. Potete vederle già. Vedete un piccolo cartoncino dove c'è scritto come utilizzare il nostro regolatore di coil e il nostro logo con tutti i riferimenti social. In questa altra bustina O-ring, pin, button feeder e vitine sostitutive, e qui un piccolo manuale utente con scritto tutto quello che ci serve. Ragazzi, dategli un occhio. Andiamo a vedere il nostro Recurve. Come vedete, molto 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 somigliante alla versione precedente, addirittura direi che si rasenta quasi la perfezione la somiglianza con il tra virgolette restricted cap che avevamo sulla versione precedente, quello che abbiamo sia in POM, in ultem e tutto il resto. Qui abbiamo un drip tip con un attacco 810. Andiamo a vedere nella parte già interna, si vede airflow sempre ben calibrato, a vederlo ovviamente poi lo andiamo a provare sia davanti che nella parte posteriore. La parte poi sotto abbiamo riferimenti a Mike Vapes, logo Wotofu, smaltimento sulla parte destra e Recurve Dual sulla parte in alto.
Il nostro pin ora montato è un pin normale, quindi non è quello bottom feeder, perché lo devo ancora sostituire. Ora andiamo a montarlo e andiamo a guardarlo internamente. Smontiamo insieme il pin e lo sostituiamo, così vi faccio vedere quanto è facile. Più difficile tirare fuori le robe dei sacchettini che fare tutti i procedimenti che ci servono per far funzionare i prodotti. Allora, andiamo a svitarlo. All'interno troveremo, vedete, un o-ring di sicurezza per far sì che il nostro prodotto non perda. Quindi ricordatevi sempre di mettere su l'o-ring quando sostituite. Fondamentale è che sul nostro pin bottom feeder abbiamo già un o-ring montato. Adesso ve lo faccio vedere. Lo troverete già montato su, vedete che c'è già sul fondo. Puntiamo il nostro pin e molto velocemente andiamo ad avvitarlo. Andiamo a vedere l'ultimo dettaglio, i filetti quasi maniacalmente composti e siamo a posto, il nostro pin placatoro. Andiamo a guardarlo internamente, lo montiamo su una Topsail Dual. Perché? Perché un dual coil lo vedo molto molto bene con una bella spinta da doppia batteria. Andiamo ad aprire e andiamo a guardarlo nei dettagli. Questo, vabbè, già il deck lo vedete. Andiamo a guardare internamente il nostro cap, sempre ben fatto, ragazzi, cioè su questo non ci sono dubbi, Wotopo lavora veramente bene. Siete curiosi di sapere come funziona, come gira? Vabbè, chi mi segue già lo sa come gira, perché l'ho voluto provare e riprovare 2 settimane. Eccoci arrivati al nostro deck. Questo è il deck del nostro Recurve. Andiamo a prendere una punta per farvi vedere bene. Come vedete, qui abbiamo il nostro postless, qui abbiamo il nostro postless, qui abbiamo la testa del nostro pin, una bella vasca capiente, la nostra zona di airflow, quindi i nostri 6 fori, uguale dall'altro lato, avete visto. Qui sotto le nostre vitine per serrare il postless, veramente comodissimo. Idem dall'altra parte, un o-ring di tenuta sotto e uno nella parte superiore. Ragazzi, che dire, non è che abbiamo tanto da raccontare, questo è un prodotto che per me già è consolidato. Abbiamo praticamente raddoppiato gli spazi, se non triplicati, dal prodotto precedente, quindi dal Recurve single. Ma io direi che la fattura è buona, il resto è buono, andiamo a buildarlo. Allora, apriamo la confezione, la nostra bustina con le coil. Queste sono le coil che monteremo sul nostro Recurve. Ripetiamo che coil sono 28x4 più 36 di N80 su punta da 3, coefficiente in ohm da 0,26 ohm. Questo è il regolatore, quindi il refilatore delle nostre coil. Vi faccio vedere solo come funziona, ma io non lo utilizzerò. Praticamente andate ad aprirlo, spostate in base al diametro che vi interessa. Queste sono 4 mm, quindi la prima placchetta è da 4 mm e le altre sono da 1 mm l'una. Vediamo se riesco a far vedere la scritta. Quindi qui avremmo una coil tagliata a 6 mm. Andate ad appoggiare nella parte superiore la nostra coil e andate a tagliare a filo per avere una coil di lunghezza 6 mm. Praticamente andate a tagliare qui sotto. Quindi le gambette si tagliano direttamente qui a filo per avere una coil di 6 mm. Voleste una coil da 7 mm? Dovete tranquillamente fare la prima placca larga con altre 3 aggiunte sotto e andate a tagliare a 7 mm. Loro dicono di tagliare a 7 mm, quindi a questa misura. Io, ragazzi, taglio a occhio, però vi dico che i millimetri
che utilizzo io sono all'incirca 6, che io guardo, dopo vi farò vedere l'altezza dell'airflow. Se voi guardate l'altezza dell'airflow e poi vi faccio vedere il sistema per sfruttarla al meglio, per far sì che il vostro deck non diventi incandescente anche ad alti wattaggi, andiamo a vedere. Andiamo a svitare le nostre vitine. Cercate di lasciarle il più aperte possibile per un comfort maggiore di inserimento. Ovviamente lui è un atomizzatore che si predispone per sia per il single coil che per il dual coil. Io lo utilizzo in dual coil perché come single coil utilizzo il suo predecessore. Come vi dicevo prima, cercate di aprire il più possibile le viti così per avere un comfort maggiore. Adesso ve le faccio vedere, voi vedrete adesso l'altezza delle nostre coil e vi faccio vedere anche come le posiziono io, così almeno vi fate un punto di vista su quello che saranno poi le misure da tenere. Allora, andiamo a stringere le nostre vitine, così già dovrebbero essere a posto. Ragazzi, ricordate questo lavoro di farlo con la box, con il fire disattivato, altrimenti rischiate di farvi le dita alla griglia. Vedi strette, andiamo con un diametro a tirarle dritte. Adesso poi andiamo a controllare se le altezze sono quelle giuste. È la misura giusta. Beh, poi adesso noi le andremo ad attivare e poi le andiamo a ridare un colpetto a rimetterle dritte, però è la misurazione giusta. Dovete stare praticamente avvolti nell'airflow, non dovete, beh, adesso poi vi faccio vedere una volta attivate, non dovete lasciarle troppo attaccate. In questo momento qui vedete sono molto attaccate, quindi andrebbero a fare molto calore tutto nella parte centrale. Noi andiamo a staccarle leggermente perché adesso poi vi spiegherò il motivo, ma se noi le attacchiamo troppo al metallo esterno andiamo a scaldare il cap, se le attacchiamo troppo una all'altra invece andiamo ad alimentare una caloria troppo potente che andrebbe direttamente nella zona dove noi tiriamo, quindi nella zona centrale del drip tip. Invece così sono perfette dalla parte laterale, vedete? Così si riesce poi ovviamente ad avere una buona distribuzione di tutto, di tutta la vaporizzazione, con un bel ricircolo e un e un'esplosione diretta centrale nella parte di tiro, quindi l'aroma rimane bella preservata. Allora, come vedete anche con le coil all'interno, guardate che begli spazi. È vero che ci andrà il cotone, ma questa bella vasca, bella corposa, ragazzi, speriamo sia anche funzionale. Andiamo ad aprire il nostro cotone. Utilizzerò questa volta quello di Wotofu. Loro ci danno in dotazione due lacci delle scarpe, io li chiamo così perché hanno la parte se mandi dei lacci. Incominciamo a sfibrarne uno, perché io non ne utilizzerò due per servire una dual coil, ma ne utilizzerò uno. Andiamo a tirare via la parte di plastica, ricordiamocelo ragazzi, perché svapare la plastica non è salubre. E andiamo a sfibrare il nostro cotone. Partiamo dalla parte larga, incominciamo, dato che ho già visto che è un cotone che si presta, è un buon cotone, ha delle belle fibre, e andiamo ad allargarlo tutto. Ragazzi, questa è la mia cotonatura meridionale. Per chi non la conosce, c'è un video nel canale, lo potete andare a rivedere, così potrete capire le motivazioni per i quali io faccio questo tipo di cotonatura. Thank you.
mi pare siamo quasi alla perfezione. Per quello che riguarda il mio tipo di cotonatura, questa è perfetta. Andiamo a fare uno zoomattina, vediamo se collabora la nostra cam. È perfetto. Ora andiamo a bagnare. Ah, tra l'altro, questo è l'altro baffo, eh? Non ci sono giochi di riprese. Andiamo a bagnare con uno dei miei liquidi preferiti del momento. Come vedete, il cotone non si oppone al liquido perché logicamente l'abbiamo sfibrato all'ennesima potenza. Il cotone non si è mai opposto, ha portato dentro tutto nelle fibre fino ad arrivare alle parti più interne del nostro cotone. È per questo che si tratta il cotone in questo modo, perché deve essere capillare all'ennesima potenza. Questo è il liquido che sto utilizzando ed è un Colossus di Cyclops Vapor ed è una di quelle custard da fatti perdere il cervello, ma è veramente eccezionale, e direi che possiamo andare a provarlo insieme. Ragazzi, che dire, andiamo a provarlo. Eccoci arrivate alle considerazioni finali sul nostro Recurve di Wotoko in collaborazione con Mike Vapes, prodotto che da subito mi ha fatto pensare ad un upgrade funzionale su quelli che erano i piccoli limiti del predecessore. Per tutti gli utilizzatori del predecessore, i commenti più sentiti erano ovviamente quelli sulla capienza, sull'overclock e sulle calorie. Quello che è stato aggiustato in questa versione dual è lo spazio, ovvio, crescendo di depth c'è stato un upgrade ben pensato. Per quanto riguarda la capienza e il comfort di svapo, che Wotoko ha pienamente centrato, garantendo agli utilizzatori una buona quadra tra spazi e le remotissime possibilità di oversconcare, tranne ovviamente ragazzi se avete la potenza di maciste e con una sconcata ci buttate dentro 8 ml, insomma quella non è colpa di Wotoko. Per quanto riguarda le calorie, cosa che già ho sentito in molti che hanno questa perplessità, beh, io fino ai 100 watt non ho trovato problematiche. Ma ragazzi, state sempre attenti a come posizionate le coil e come tagliate le gambette, perché fa molto ai fini delle calorie non creare un globo di calore nella parte centrale dove poi noi andiamo a tirare. E ricordiamo ai più suscettibili che il Wotoko si è già prodigata per la produzione di cap o in pomo in ulte. Mio consiglio che sto dando con buoni frutti è di tagliare le gambette a 6 mm e una volta montate fate in modo che siano parallele al postless, così da avere circa 2 mm e mezzo tra una coil e l'altra, e ragazzi lì si gode di ottima aroma e ottima distribuzione dell'aria all'interno. Aromaticità: il prodotto per me a livello di aroma è molto molto alto, vapore, bello grasso, bouquet completamente rispettati. Andiamo ad acchiappare, adesso beh, l'esempio mio è su una custard bella complessa che è la Colossus, e andiamo ad acchiappare tutte le note come un single coil, come un atomizzatore da flavor. Quindi ragazzi, questo atomizzatore riesce ad acchiappare anche le note più remote che abbiamo nei nostri mix. Ora andiamolo a provare. Vero che è una custard complessa, motivo in più per entrare nei dettagli. Con questo Recurve tutto è reso lineare senza dare la possibilità al bouquet di sforare con picchi eccessivi come faceva il single. Qui tutto è portato in flat, almeno per quello che mi riguarda, cioè chi ama le custard si aspetta una roba del genere, quindi avere una custard in flat è il top perché si possono percepire tutte le note aromatiche. Ho provato le stesse sensazioni ovviamente con i fruttati, vapore, bello grasso, bello cremoso, per quello consiglio di non eccedere nei wattaggi. Se vogliamo goderci una bella stabilità, un ottimo flavor, vi dico di rimanere ad un wattaggio massimo intorno al centinaio di watt con le coil in dotazione.
ci si garantisce vapore appena caldo e ragazzi, l'esperienza di svapo è al top. Con i fruttati invece, se volete mantenere un gusto di alto livello senza snaturare quello che poi è la frutta, ragazzi, state intorno ai 70-80 watt e ce la caviamo. Io per quello che mi riguarda la frutta sono abituato a mangiarla fredda e così mi piace che rimanga. Una banana calda mi farebbe davvero schifo, altrimenti ragazzi rimanete sul single e batte la pesca. Concluderò col dire che per me è un prodotto promosso, tra l'altro ragazzi nel suo segmento lo vedo un ottimo punto di riferimento. Consiglio mio, se volete fare quel cesic estremo non andate su Recuro Dual, ma scegliete un prodotto del genere se volete godervi aroma e a pagamento per quanto riguarda il tiro, allora state facendo la scelta giusta. Tiro bello contrastato, come ovviamente nella vecchia versione. Per chi invece vuole percepire una sensazione più arosa, data punti fermi che l'Airflow ci impone, sostituite il drip tip. Come avete visto prima, vi ho fatto vedere che si può utilizzare il drip tip con attacco 810 per garantirsi una soddisfazione un po' più aperta che questo RDA ovviamente ragazzi ci può dare. Comunque qui non si perde aromaticità anche cambiando il drip tip. L'hit è ben proporzionata, ma non credo che sia questo il prodotto per stare lì a guardare la hit. Esteticamente non si discosta da quello che è la precedente versione, quindi almeno per me è un bel prodotto. I prezzi sono alla media ragazzi, siamo intorno ai 30 euro. E che dire, io penso di aver detto davvero tutto. Se avete percepito le mie sensazioni sul prodotto e amate l'aroma, io lo straconsiglio. Mi resta che ricordarvi, ovviamente ragazzi un cliché, se vi è piaciuto il video mettetemi un like ragazzi, è facilissimo. Se siete iscritti ragazzi un abbraccione, vi ringrazio tanto per la fiducia. Se non siete iscritti basta un click e vi ricordo i miei riferimenti social, la mia pagina, il mio Instagram che trovate al nome Felix Vape Italy già da tempo, il mio gruppo Facebook Vapo ABC Felix Vape and Friend. E ragazzi che dire, ci vediamo alla prossima recensione sempre su Felix Vape Channel. Io vi ringrazio e vi rinnovo ovviamente il mio pensiero sulla petizione AmpiView. Ragazzi, firmate, perché è importante. Facciamo vedere che siamo una grande nazione che ama il vaping. Ragazzi, un abbraccione a tutti e firmate la petizione. Da Felix Vape è tutto, free vape. Ma davvero però, eh? Ciao ragazzi! Thank you.